Professore, senta, ma visto che lei è uno storico, lei ha citato le fonti francescane, no? Ecco, per fondare quello che lei ci ha detto, che ci trova, credo, tutti assolutamente d'accordo, no? Però per quelli che sono gli storici del cosiddetto tradimento della figura di San Francesco, quale valore hanno realmente le fonti francescane? O se si fa per esempio la stessa cosa che si fa per i Vangeli, no? Cioè, certe parti sono autentiche, certe parti non sono altro che le fantasie delle prime comunità francescane che hanno poi elaborato questo concetto fantastico di San Francesco. Cioè, vale questo anche per le fonti francescane? Perché è chiaro che se fosse così, citare le fonti francescane per queste persone qua sarebbe come dire citare il nulla, no? Perché se loro in pratica le fanno evaporare, le eliminano, è chiaro che se si parla di Salmo d'Aventura, per noi, cioè quello che dice Salmo d'Aventura è chiaro, no? Non si discute. Ma per questi qui, se Salmo d'Aventura ha tradito e ha idealizzato l'immagine di San Francesco, cioè quali valori hanno poi realmente? Questo è come è noto, ne ha parlato proprio Padre Fiano negli Annali Francescani recentemente, è un altro luogo comune che è stato diffuso dal Sabatier in poi, ma in realtà è precedente perfino al Sabatier. E purtroppo è diffuso anche fra teologi e storici, anche francescani. In realtà è un po' un gioco di gioco di società, secondo me, che fanno gli eruditi. Gli eruditi, bisogna anche capirli, dal loro punto di vista si perdono nei dettagli. Il problema è che il diavolo sta nei dettagli, come è noto, e quindi questi studiosi, finché diciamo, entrano nei dettagli, quindi i codici, i documenti originali, le varie versioni, eccetera, eccetera, però se ricostruiscono il mosaico, diciamo così, partendo dai dettagli, va bene. Ma il problema è che questi studiosi in genere hanno un pregiudizio originario, cioè appunto San Francesco non poteva essere così, come è stato descritto dai primi, non solo da San Bonaventura, perché San Bonaventura è diciamo, il bersaglio preferito, ma è un bersaglio. In realtà si critica San Bonaventura per criticare Tommaso da Celano, e si critica Tommaso da Celano per poi criticare perfino quelli prima, diciamo così. In realtà è tutto che viene criticato, solo a fette, diciamo così. È un salame che viene tagliato a fette. Cioè ai francescani si dice, beh certo, nella polemica spirituali e conventuali, per esempio, è chiaro, è stato un travisamento, avevano ragione gli spirituali. Però fra gli spirituali poi si va più, non tutti avevano ragione, allora si va alle radici. Bisogna sempre andare alle radici, no? E quindi si taglia poco a poco la tradizione francescana. Cosa rimane all'origine? All'origine rimane paradossalmente nulla, perché viene contestato tutto. Con le stesse regole, con lo stesso meccanismo, io posso contestare non solo San Bonaventura, ma anche Tommaso da Celano, e lo fanno. E non solo Tommaso da Celano, ma anche i testi cosiddetti antecedenti. Questo lo fanno tranquillamente. E a che cosa si arriva poi? Alla frase dello stesso Sabatier, non mia, dello stesso Sabatier, che nella prefazione della sua famosa biografia dice: ma in fin dei conti cosa sappiamo di San Francesco? Niente. Niente. Perché? Perché lo storico, cosa possiamo fare noi poveri storici del XIX all'epoca, secolo? Non possiamo entrare evidentemente nella testa di un uomo del XIII secolo. Quello che noi possiamo fare è ricostruire quello che poteva essere e che soprattutto avrebbe potuto essere secondo le nostre esigenze. A questo punto il Francesco me lo costruisco io. Naturalmente, siccome ho la pretesa di essere uno storico, è chiaro, devo dire, devo basarmi sui documenti, prendendo fra l'altro degli errori spaventosi, come quello famoso, se non ricordo male, Sabatier aveva idolatrato, aveva preso come fonte primaria originalissima quella fonte che sembra la leggenda di Tecnica di Perfezione, che poi in realtà è di metà del 1300. Per lui era la fonte principale originaria, il vero francescanesimo.
ma non è che questi signori hanno detto, ah vabbè, allora ci siamo sbagliati, forse è meglio che rivediamo le nostre idee. No, 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 sono andati avanti e hanno detto tranquillamente, ma alcuni lo dicono tranquillamente, ma in fin dei conti cosa sappiamo di San Francesco? Nulla. Se dovessimo dare retta alle fonti, dovremmo dire che è stato un masochista, uno sciocco, un imprevidente, uno che si è fatto gabbare dal cardinale Bonino, uno che si è fatto prendere in giro dal papato e che ha abbandonato a un certo punto i suoi seguaci, cioè ormai non mi interessa più, fate voi, eccetera. Non è una bella figura. Paradossalmente, loro danno un ritratto veramente deludente, per dire il meno, di San Francesco. Allora, siccome questo ritratto evidentemente non è molto presentabile, è meglio, sempre facendo finta di basarsi sulle fonti, ricostruire, che usa proprio la parola ricostruire, il Francesco cosiddetto originario, che però guarda caso è quello che risponde alle esigenze di oggi, cioè alle loro esigenze. Al bambino, al bambinone. Esatto. Il bambino. Quando va bene il bambino. Il meccanismo è lo stesso di quello che ho dato per i Vangeli, anche per la figura stessa di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, il modernismo diceva, esiste certamente il Gesù storico, ma non sappiamo praticamente niente. Esiste il Gesù delle testimonianze, cioè della tradizione, che però è stato tradito pure quello, naturalmente, è stato falsificato e così via, Vangeli creati apposta per motivi di... Queste sono le cretinate del... diffuse per esempio dal Codice da Vinci, ma queste quelle trovate nei libristi, alla moda purtroppo. Cioè, l'immagine di quello, allora, primo passo, quello che conta non è Gesù Cristo, ma l'immagine di Cristo. Allora, l'immagine è stata quella costruita, eccetera, eccetera. Però è un'immagine. Allora, può piacere o non piacere, può essere adatta o non adatta ai tempi di oggi. Allora noi ci facciamo un'altra immagine, costruiamo un altro Gesù. Il Gesù della fede. Perché? Perché il Gesù della storia, non si sa. Non a caso, appunto, Sabatier scrive la sua famosa Vie de Saint François d'Assise, 1893, dietro il suggerimento di Ernest Renan, il quale aveva detto e fatto le stesse cose, con lo stesso metodo, nella famosa Vie de Gesù di 30 anni prima. Allora, a questo punto, io mi dico, visto che questi signori storici o sedicenti storici dicono che non si può sapere qual era il San Francesco delle origini perché non ne sappiamo e non ci capiamo niente, allora fatemi da parte e lasciate per favore che le persone serie descrivano quello che era il San Francesco delle origini. E voi statevi zitti. Purtroppo questo è veramente... Un'altra cosa, per uno storico, Quale valore ha la canonizzazione di un santo francescano come espressione della verità, ecco, di San Francesco? Perché per me, cioè vi dico, allora, ci hanno canonizzato quel frate o quella suora o quell'altro, per me quello incarna in pratica San Francesco, lo incarna in un determinato contesto storico, ma ne esprime la sostanza, ne esprime l'essenza. Per uno storico, cioè il santo francescano canonizzato, quale valore può avere per la conoscenza della figura, in questo caso del fondatore? Per uno storico, come si intende oggi, cioè uno storico che semplicemente insegna storia sulle basi, quando va bene, della documentazione e delle ricerche, non ha nessun valore, perché a sua volta la canonizzazione è un documento storico, come tanti, come potrebbe essere gli insulti che Lutero dedicava a San Francesco, per esempio, o le prese in giro di San Francesco scritte dai centuriatori protestanti alla fine, mi sembra, del XVI secolo. Quindi non ha in realtà nessun valore. Dovrebbe averlo, e qui sottolineo dovrebbe, per lo storico cattolico. Però qui c'è un altro problema, altro grosso problema, che questo ti conosco più da vicino perché è un po' l'ambiente che frequento e che conosco. Il problema è che di norma anche lo storico sedicente cattolico ragiona come lo storico militante non cattolico o laicista, cioè per lui contano i fatti. I fatti vuol dire documenti. I documenti poi vengono analizzati secondo il meccanismo, per esempio, che abbiamo visto prima, perché in realtà ci sono dei pregiudizi.
Questo è praticamente inevitabile. Il problema è che sono dei pregiudizi buoni o cattivi, fedeli alla verità o infedeli. Per cui anche lo storico cosiddetto cattolico ragiona in termini di separazione. C'è stata purtroppo anche una separazione nel mondo culturale cattolico tra la vita privata, personale dello storico, che può essere cattolico, può andare a messa tutte le domeniche, può dire il rosario, eccetera, non saranno tanti, ma comunque può dire il rosario, eccetera, eccetera, però la sua fede è nella vita privata. Quando esce da casa o da chiesa e va, mettiamo nell'università o nella sede della rivista o nell'istituto di studi, lui ragiona da storico e si intende da storico, cioè che deve mettere da parte tutti i pregiudizi. Il primo pregiudizio, indovini qual è? Nella fede cristiana, da mettere assolutamente da parte. Quindi è chiaro che lo storico cattolico non parlerà male di San Francesco, per esempio, ma magari vedrà il ritratto che abbiamo visto finora. E guardate che, se voi guardate i testi scolastici, per esempio, specialmente quelli scolastici, anche scritti da storici che si dicono cattolici, ma voi vedrete che quasi sempre c'è questa separazione totale. Certo, non si pretende che tutti siano dei Sant'Agostino o dei Bossuet o altri teologi della storia che diano il quadro del nostro tempo secondo il piano divino, però si pretenderebbe perlomeno che storici sedicenti cattolici interpretassero e raccontassero la storia in senso cristiano, appunto, tenendo presente di quei fattori, tra cui quello che ha detto lei delle canonizzazioni. Ma se no, altrimenti, canonizzazioni, concili, proclamazioni dogmatiche, insegnamenti morali, miracoli, poi figuriamoci miracoli, quelli sono appunto fatti, per cui si dice che sia avvenuto questo miracolo. Basta. Ma si sottintende che è una leggenda, evidentemente, è una pia credenza. Perché? Perché vabbè, ci sono le prove, però le prove sono sempre interpretabili, eccetera, eccetera. Quindi, quando poi il caso è particolarmente evidente, tipo Lourdes, semplicemente non se ne parla. E basta. Per cortesia storica, però. Perché appunto, dice lo storico, io non sono un credente, quindi perché parlare di Lourdes? O di Fatima? Come spiega che ci siano proprio francescani? Come? Ci sono proprio francescani storici su questa posizione. Come è possibile? È possibile perché, per fare sempre un paragone col passato, prima di tutto l'intellettuale non esisteva, grazie a Dio, non c'era ancora. Esistevano degli uomini di cultura che però erano formati nella fede e le loro discipline le studiavano all'interno di un quadro generale, che era appunto gli studi humanitatis, che però erano soprattutto studi a divinitatis, per cui la teologia dava le categorie e gli orientamenti supremi, che non vuol dire perché faceva il dittatore, vuol dire che dava le categorie supreme. Alla luce di queste categorie, tutte le altre scienze venivano molto elevate, fiorivano. È così che è nata, appunto, come ricordavamo prima, è così che sono arrivate le scienze come noi oggi le concepiamo, cioè non nel senso che Aristotele dava questo termine, ma nel senso che noi abbiamo oggi questo termine, almeno nel senso più profondo, sono nate così, sono nate da una ricerca teologica. Le scienze storiche stesse sono nate così. Prima di Sant'Agostino, l'università è nata così. Appunto, sono nate delle università, le università erano questo, ma era il concetto della sapienza, quindi vuol dire soprattutto la divina sapienza, che formava e ispirava le umane sapienze e scienze. Le scienze, ciascuno seguiva il proprio metodo naturalmente, ciascuno coltivava il proprio campo, ma si inserivano in questo campo generale. C'è una frase molto, molto bella, che però oggi verrebbe definita totalitaria, non c'è dubbio, di proprio Ruggero Bacone, che se non ricordo male nell'Opus Tertium dice: una sola è scienza perfetta,
uno deo data, uni genere umano, propter unum finem, e aggiunge, si dice, vitam aeternam. Quindi una sola scienza, data dall'unico vero Dio, all'unica umanità, quindi esiste un'umanità con una destinazione, per un unico fine supremo, che è la vita eterna. All'interno di questa sapienza ci sono tutte le altre sapienze, diciamo così, particolari, e tutte le scienze che poi vengono anche applicate nella vita quotidiana. Però tutto rientrava in questo. Questo concetto, ai tempi appunto di Ruggero Bacone, la frase di Ruggero Bacone, ma avrebbe potuto dirla San Tommaso, avrebbe potuto dirla San Bonaventura, avrebbe potuto dirla... Reductio arti alla teologia, ma anche reductio scienziarum, reductio scienziarum alla teologia. E naturalmente poi con l'umanesimo, in particolare dal umanesimo in poi, c'è stata la dispersione. E questo è stato il grande scisma, diciamo così. Uno scisma che è avvenuto prima nella mentalità e nella cultura e nelle arti, come sappiamo bene, nelle arti figurative, soprattutto, e poi si è tradotto in tutti gli altri campi. Ma appunto c'è una pagina molto bella, secondo la parte di Gilson nella sua storia del pensiero medievale, in cui lui appunto descrive prima questa sapienza globale e onnicomprensiva che esisteva ancora all'inizio del XIV secolo e poi la sua frammentazione e la sua dispersione. Per cui oggi paradossalmente ogni disciplina ha il suo linguaggio, ha la sua tendenza e fra di loro gli studiosi non si capiscono. Ed è una vera e propria Babele. È una vera e propria Babele perché lo studioso di fisica non capisce quello di chimica, che non capisce quello di biologia, perché non soltanto hanno campi diversi e diciamo angoli di visione diversa e anche metodi a volte di studio diversi, ma è proprio un altro mondo. Per cui fra di loro non c'è armonia. Per giunta ciascuno, per esempio il fisico, crede di essere l'unico a sapere come stanno realmente le cose, l'unico veramente utile, e quindi è quello che è isolato dalla propria scienza e critica tutte le altre. Di conseguenza, da tempo oramai, ma specialmente oggi, esiste una vera e propria anarchia delle discipline, anarchia dei saperi. Perché? Perché manca, appunto, questa ispirazione divina e questa guida che in buona parte era svolta, poi l'hanno fatto sostanzialmente in concreto, specialmente tramite l'università. Non esiste più, si chiamano università, ma la universitas non esiste più. Questa è una cosa su cui gli studiosi dovrebbero meditare con grande, grande senso di approfondimento. L'episodio del francescano che l'hai visto non è il nostro francesco. Non è? Il nostro francesco, quello della scritta del libro, c'è tanto. Sì, infatti, quello è un episodio. Ma è un episodio che ho messo in nota per far capire. Si trattava di questo, non mi ricordo che occasione, ma anni fa a Terni c'era una celebrazione francescana. Allora uno studioso di Terni mi invitò, siccome avevo letto un mio vecchio articolo su San Francesco, appunto uno di quelli che ho scritto anni fa, era un articolo piccolo, diciamo così, allora mi ha detto venga a parlare fra i relatori, metto anche lei, ci sarà il provinciale dell'Umbria, mi sembra di Terni, non ricordo se era di Terni o dell'Umbria. Infatti parlo, faccio una lezione che è un po', diciamo, la sintesi di questo documento. E la sintesi di 45 minuti. Alla fine. Era praticamente una serie di citazioni di San Francesco, non come ho fatto io oggi, ma proprio una serie di San Francesco incontrate per far vedere a tutti che non era pacifista, non era ecologista, non era rivoluzionario e così via. Alla fine si avvicina il provinciale di Terni e mi dice, è molto interessante quello che lei mi ha detto, però guarda, c'è un problema, quello che lei ha descritto non è il nostro San Francesco. Io sono
rimasto un po' così, ho detto, vabbè, sentite, fece per voi, perché io sono... Però poi ho capito dopo che effettivamente questo, cioè quello che conta non è il vero San Francesco, e nemmeno il San Francesco originale di cui fu diciamo quello che è, ma è il nostro, cioè quello di adesso, quello che ci serve oggi, secondo un disegno ben diverso, ovviamente, da quello originale. Scusi, io ho una domanda, non è molto francescana, una cosa che ho accennato all'inizio della conferenza, riguardo al commercio equo solidale, se ci può dire, al commercio equo solidale, qualche retroscena di cosa c'è alla base di questo. Cos'è innanzitutto? Cos'è? Siamo più nel mio settore, non è un gran bel argomento, diciamo, è sostanzialmente questo. Ci sono dei tentativi di elaborare una nuova forma di economia e particolarmente di commercio che non si basi semplicemente sul libero scambio e sul libero mercato e in particolare sui criteri, diciamo così, capitalistici, per intenderci quelli del profitto, ma che si basi su altri criteri, cosiddetti comunitari, cosiddetti di gratuità, di dono, per favorire i più deboli e soprattutto il terzo mondo. Le intenzioni probabilmente sono le migliori. Il problema è questo, che poi si tratta praticamente di tutto un tipo di commercio che di solito viene dal terzo mondo. Si è cominciato con l'America Latina, ma poi c'è anche l'Africa, l'Asia, e quindi sono in genere prodotti non propriamente ideali dal nostro punto di vista, per esempio dal punto di vista gastronomico non è che siano proprio ideali, però ci assicura che sono prodotti ecologici, quindi prodotti evitando lo sfruttamento della terra, il maltrattamento degli animali, ovviamente lo sfruttamento degli indios, eccetera, eccetera. Prodotti solidaristici, cioè che i cui proventi vanno a favore della emancipazione dei popoli, e qui già la cosa mi fa un po' preoccupare, perché vi ricordo che ha perfino dei, come è emerso di recente, dei concerti furono concerti di musica più o meno rock, furono dati solo per favorire l'emancipazione dei popoli, sono finiti quasi tutti nel finanziare la guerriglia latinoamericana di stato comunista. E comunque, ad ogni modo, si tratta di quel tipo di commercio che non risponde alla logica del profitto, ma a quella appunto del bisogno. C'è un problema economico di carattere molto concreto, che questi prodotti sono tutti cari. Sono ovviamente costosi, perché? Perché vengono da lontano, perché non usano antinsetticidi, non usano tutti quei prodotti che uccidono i poveri animali, compresi gli insetti, e quindi c'è un po' un problema di questo tipo, di igiene, di autenticità del prodotto e anche di convenienza, perché i generi sono cari. Però comunque è un tipo di commercio che si sta cercando di realizzare anche tramite l'aiuto di alcune missioni che poi diffondono in alcune parrocchie anche in Italia. Ma non è che si finanzia il comunismo? Sì. Si finanzia il comunismo. Sì. Un certo sospetto c'è, perché in genere, per esempio dall'America Latina, almeno ieri, una parte di questi prodotti veniva da vari centri latinoamericani, che poi sono curiosamente gli stessi che hanno organizzato la teologia della liberazione, compresa quella guerrigliera, quella terroristica, eccetera, eccetera. Però naturalmente in Italia lo presentano così, in Italia lo presentano semplicemente come un modo per spendere di più, d'accordo, e mangiare cose più cattive, d'accordo. Però perlomeno si aiutano i poveri. Come si dice, eco o equo? Equo. Sì, però equo. Potrebbe anche essere eco, perché sarebbe un suggerimento da dare, perché è equo solidale, cioè solidarietà ai bisognosi, soprattutto al terzo mondo, alle popolazioni, equo, però in realtà è un eco solidale, perché c'è molto di mezzo la concezione ecologica, per cui non bisogna sfruttare la terra troppo, non bisogna distruggere troppo i parassiti, non bisogna maltrattare gli animali, non bisogna sfruttare troppo le piante, eccetera, 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 eccetera. Comunque, bisogna vedere caso per caso, però diciamo, c'è anche un
un apparvento francescano, cioè si dicono anche il commercio e l'economia corrisponde all'ideale ecologico proclamato da San Francesco d'Assisi. E qui sta il collegamento ecologico e solidale. Ci sono degli autori contemporanei affidabili in tema di francescanesimo? Contemporanei? Io veramente pensavo di sì, poi dopo mi sono letto gli articoli del Padre Siama mi sono accorto che anche alcuni autori che pensavo sostanzialmente affidabili hanno diversi problemi. Io per esempio ho conosciuto il professor Manselli, ho seguito le sue lezioni a Roma, quando insegnava a Roma, e lui spesso parlava di francescanesimo. Era anche un tipo molto simpatico, si presentava con un papillon sulle grida scelte all'università, era un tipo molto simpatico e spiegava anche molto bene. Mi ero letto la sua biografia, quella principale di San Francesco, pensavo fosse più o meno buona, poi ho visto che il Padre Siama ha fatto le pulci anche ai testi del professor Manselli e ci sono dei problemi anche lì. Però comunque sì, ci sono degli studiosi, naturalmente, che sono quelli buoni, ma paradossalmente hanno scritto meglio, per quello che ho detto io, hanno scritto meglio, piuttosto che gli studiosi tipici, gli eruditi, su San Francesco hanno probabilmente scritto meglio certi letterati, e soprattutto certi convertiti come Jorgensen. Per me la più bella biografia di San Francesco è quella di Jorgensen. Ovviamente la più bella è quella di Tommaso da Celano, non ci riesce da fare, quella della famiglia di Tommaso da Celano è quella lì. E poi San Bonaventura come sintesi, tra l'altro letterariamente splendida, anche su letterariamente. Parlando degli storici, diciamo, veri e propri, quella di Jorgensen è bellissima, ma Jorgensen non era un vero e proprio storico, era un zeppelino, era un convertito da protestantesimo, come Chesterton era un convertito da anglicanesimo, eccetera, eccetera, eccetera. Come Julian Green, ha fatto una bella biografia di San Francesco, era un convertito anche lui da protestantesimo. Paradossalmente l'hanno capito meglio certi convertiti. Ha letto una biografia di Padre Stefano, San Francesco? Anche quella è una bella biografia. Qui devo leggere quella lettera, ho letto gli articoli, pubblicati. È appunto quella che mi ha fatto un po' ricredere certi autori che pensavo fossero sostanzialmente buoni, come Padre Stanislao da Campagnola, a quanto pare c'è qualche problema anche lì. Perfino Padre Essere, a me piace molto il Padre Essere, tedesco, francescano tedesco, ha scritto delle cose molto, molto interessanti da Francesco, pare che c'è qualche problemino anche lì. E insomma, ma bisogna considerare tutto quello che c'è di buono. Non voglio fare qui la lavagna dei buoni e dei cattivi, anche perché se no quella dei buoni si restringerebbe in maniera preoccupante. Io mi ricordo, professore, quando avevo 15-16 anni, mi hanno passato una biografia di San Francesco di Franco Cardini. Sì, l'ho letta, sì, conosco anche Cardini. Ho anche litigato pubblicamente più volte. Io me la ricordo come una cosa agghiacciante. Dopo mi passarono quello di Jorgensen, allora la cosa migliorava un po', ma mi ricordo ancora l'impressione che ebbe dalla lettura di quello di Cardini, che è proprio negazione totale. Filo islamico. Sì, io la sua vita di San Francesco che ho letto anni fa non è male, cioè non mi è piaciuta sostanzialmente. Però il problema del professor Cardini, appunto, come ci ho litigato proprio a Firenze in convegno pubblico anni fa, litigato amichevolmente naturalmente, è che è veramente figlio islamico. E poi mi ha un po' preoccupato perché alla fine, dopo il convegno, mi ha salutato dicendo all'Acle Bente misericordioso, ti benedico, ci dicevo. Credendo di farmi un complimento. In realtà mi ha lasciato abbastanza ghiacciato. Frequenta molto gli ambienti islamici. Devo dire che in genere non dice delle sciocchezze, cioè non falsifica le cose. Però dà un orientamento che... Ma secondo lui, se ho capito bene la sua mentalità parlandoci, lui per esempio è un grande stimatore della cavalleria.
ha tradotto San Bernardo di Chiaravalle, ha studiato i Templari, ha studiato le crociate, anche piuttosto bene, in maniera brillante, eccetera. Per lui avevano ragione sia i crociati che il Saladino, da un loro punto di vista. Da un loro punto di vista avevano ragione tutti e due. Ora questo mi sa un po' di relativismo, sinceramente. Se lo dicesse un seguace, che so, di Genon o di qualche esoterico, vabbè, però no, che lo dica uno che si proclama cattolico, è più preoccupante. Grazie.